L'ecobonus 110 è giunto al suo termine. Dite pure addio all'ecobonus 110% perché non ci sarà più. Ecobonus prorogato a fine al 2023, che bello. Ma perché abbassano l'ecobonus al 75%? Aveva appena iniziato il cantiere. Ma alla fine, mai capito quando caspita finisce questo ecobonus? Ragazzi, siamo tornati nuovamente in un periodo di delirio parlando di ecobonus al 70-110. Come puoi intuire, all'interno di questo video cercherò di fare chiarezza in maniera semplice su quelle che sono le modifiche, le proposte di modifiche, e ti spiegherò passo passo tutte le informazioni che ti servono per capire e comprendere le notizie che i giornali stanno sparando a destra e manca come se non ci fosse un domani. Ecobonus 110 verrà prorogato? È vero che verrà ridotto al 75%? Ma è stato confermato? Ma quando scade? Ne parleremo ovviamente e all'interno di questo video. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Torniamo a parlare di modifiche, proroghe all'ecobonus 110%. Vediamo di farlo però in maniera molto schematica. Infatti all'interno di questo video affronterò in tre blocchi quelle che sono le valutazioni e le modifiche di questo ecobonus. Nella prima parte parleremo delle motivazioni dietro a queste voci, no? Questa proroga, non proroga, soldi, non soldi, ecobonus, non ecobonus. Nella seconda fase vedremo quali sono le proposte di modifiche, quali sono le situazioni di fatto, e alla fine del video ti darò alcune informazioni, alcune considerazioni personali proprio relative all'ecobonus 110%, ecobonus 75%, così da evitare di rimanere scottati. Quindi resta con me fino alla fine. Partiamo subito cercando di capire un pochettino perché si parla di proroga ecobonus al 110% proprio oggi, cioè nel senso nel mese di aprile. L'anno scorso c'è stata la pandemia, non so se hai presente, e nel decreto rilancio è stato introdotto l'articolo 119 e l'articolo 121. Nel 119 l'ecobonus al 110%, quindi una aliquota ulteriore rispetto a quelle presenti del 50 e del 65, che permetteva di recuperare il 110% della spesa in solo 5 anni, una modifica all'aliquota, quindi alla percentuale di detrazione e ai tempi di rientro della suddetta detrazione, collegata a interventi trainanti, trainati, doppio salto di classe e così via. Ne ho già parlato in maniera più che abbondante all'interno di questo canale. L'articolo 121 invece reintroduceva la cessione del credito, ossia la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale come moneta di scambio con le aziende o con le banche. Fin qui tutto chiaro? Benissimo. Da maggio poi, quando è stato pubblicato il decreto rilancio, siamo passati ad agosto, quando il decreto rilancio è stato pubblicato in Gazzetta. Da agosto poi siamo passati a settembre, quando poi i decreti attuativi, che erano allegati al decreto rilancio, sono stati resi anch'essi operativi. E quindi gran parte dei cantieri 110%, gran parte delle idee, dei binari relativi al 110% li abbiamo avuti nel mese di settembre-ottobre. Ed è da ottobre più o meno che il boom dell'ecobonus è partito in maniera decisa in Italia. Torniamo sempre a maggio dell'anno scorso, quando l'Unione Europea, alla faccia di tutti gli anti-europeisti che dicono «Ah, l'Europa ci strozza, ci ammazza», ha stanziato una caterva di soldi, grazie a bond europei, eccetera, ma non voglio entrare troppo nel tecnico economico, da distribuire a tutte le nazioni dell'Unione proprio per dare supporto e aiuto in questo periodo ovviamente particolare in cui tantissime attività produttive, alberghi, ristoranti in primis, hanno patito a causa delle chiusure, a causa del lockdown e così via. Questa enorme quantità di denaro in Italia la conosciamo come Recovery Fund, a livello europeo invece si parla di Next Generation EU, quindi un fondo relativo alla prossima generazione, investimenti di oggi per il futuro della nuova generazione. Questi soldi l'Europa li darà a tutti gli stati membri, quindi ce li darà anche a noi in Italia, principalmente nei prossimi 4 anni, anche se ci sono progetti anche un po' più a lungo termine. Ed è per questo motivo che c'è stata la caduta di governo. Banalmente, dall'Europa arrivano una valangata incredibile di soldi e questi soldi vanno gestiti, vanno smistati secondo i propri interessi, secondo gli interessi del partito, gli interessi ovviamente dello Stato, della nazione e così via. E quando c'è da gestire una marea di soldi, ovviamente tutti sono saliti sul carro del vincitore. L'Unione Europea ha richiesto entro il 30 aprile 2021 che venga presentato un progetto all'organo di competenza dove siano indicati passo passo esattamente tutti i vari progetti. Cioè, io Europa ti do i soldi, tu Stato Italia devi farmi vedere, devi spiegarmi un pochettino dove li vuoi spendere questi soldi, perché io ti posso dire sì o ti posso dire no, posso approvare o non approvare le tue scelte. Banalmente, se decidessimo di prendere tutti questi soldi e darli ad Alitalia, per esempio, forse l'Europa ci dice non è proprio il massimo. Idem, se decidessimo di dare tutti questi soldi alle compagnie petrolifere, potrebbero dirti anche no. Infatti,
per fortuna, l'Unione Europea ha imposto già delle direttive abbastanza importanti. Quindi parte di questi soldi dovranno ovviamente essere investiti nell'ambito della sanità, formazione, ospedali, vaccini e così via. E gran parte di questi soldi dovranno essere investiti per favorire la transizione energetica, per il Green New Deal. Questo percorso, questo processo che porterà l'Unione Europea a raggiungere, nei limiti del possibile, la decarbonizzazione completa. E in soldoni, diventare ecosostenibili, cercare di ridurre al massimo il nostro impatto ambientale. Quindi abbiamo la prima base, cioè l'Unione Europea ci ha dato una valanga di soldi e noi questi soldi dobbiamo gestirli e investirli. Che cosa c'entra l'ecobonus? Beh, facciamo 2 più 2. Abbiamo una legge, l'ecobonus al 110%, il super sisma bonus al 110%, che ha scombussolato in maniera importante il mercato italiano a livello edile, perché ci sono state tantissime richieste e c'è stata davvero un'esplosione di cantieri e non cantieri. C'è stata un'enorme quantità di domanda e una pochissima crescita dell'offerta. Infatti, ad oggi, in tantissimi vogliono partire con i lavori, ma non ci sono le materie prime, non ci sono i professionisti, i termotecnici, non ci sono abbastanza aziende per gestire tutti questi cantieri. Notizia di un paio di giorni fa, un mio cliente non potrà realizzare il cappotto termico della sua abitazione per assenza di ponteggi, perché all'interno della sua provincia tutti i ponteggi sono tutti noleggiati e prenotati fino a fine anno. Quindi vedete che c'è stata un'enorme domanda, ma un'offerta del mercato che è rimasta molto bassa. Ed è lì che risulta fondamentale valutare una proroga. Una prima proroga dell'ecobonus 110% è arrivata all'interno della legge di bilancio, una proroga di 6 mesi, quindi è stata prorogata la scadenza del 110% a giugno 2022 per i privati, mentre per i condomini, semplificando, entro il 30 giugno 2022 gli interventi devono essere almeno al 60%. Se tu condominio hai realizzato almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno, allora avrai ulteriori 6 mesi, quindi fino a fine anno, per finire il cantiere. Ok Davide, è tutto molto bello, ma che c'entra il 75%? Ma alla fine sta proroga al 2023 c'è o non c'è? Andiamo con calma e riparliamo di scadenza. Non dell'ecobonus, ma della proposta del progetto da presentare in Europa. La proposta di come gestire questi fondi dovrà essere presentata entro il 30 aprile. E ovviamente non è una persona che decide, ma tramite varie commissioni si è deciso di inserire all'interno di questa proposta la proroga all'ecobonus 110% sino al 2023. E non solo. Infatti, Parlamento e Senato hanno approvato questo progetto di ripresa e resilienza nazionale, quindi in soldoni come gestire questi soldi, e all'interno di questa proposta, di questo progetto approvato da Parlamento e Senato, ovviamente siamo già in una fase avanzata di questa presentazione del progetto, cioè è già stato approvato da Camera e Senato, quindi c'è già stato un passaggio dalle commissioni alla Camera al Senato ed è stato tutto approvato. All'interno di questo piano di resilienza, risorgimento, rinascimento, risurrezione nazionale, abbiamo svariate proposte relative alla parte energetica. Prima proposta, spostare la scadenza, che ad oggi è il 30 giugno 2022, sino al 31 dicembre 2023, relativa all'ecobonus 110%. Seconda proposta, ampliare la platea dei beneficiari, quindi permettere ad agriturismi, aziende alberghiere, ristoranti, società sportive, di sfruttare il super bonus 110% per queste attività che ad oggi risultavano escluse dalla legge, perché l'ecobonus era valido solamente su edifici residenziali, quindi non su alberghi, non su ristoranti, agriturismi e così via. Questa scelta ovviamente è frutto anche di quelle che sono le condizioni attuali del settore alberghiero, del settore turistico e della ristorazione, che negli ultimi mesi ne ha patite davvero tante. Terza proposta, accorpare tutte le detrazioni fiscali attualmente in vigore sotto un'unica aliquota al 75%. Quindi il bonus casa al 50%, ecobonus al 65% e al 50%, bonus giardino, bonus idrico, bonus bagno, bonus mobilis, bonus bebè, bonus serie A, televisione, satellite, TV, internet, Sky, Telecom, Vodafone, TIM, Enel, Netflix, Dimecast, Amazon Prime. Tutto in un'unica aliquota. Quindi il 110 è una cosa, tutti gli altri bonus unificarli con un'unica aliquota al 75%. Questo con l'obiettivo, punto numero 4, di semplificare l'iter. Ad oggi in Italia abbiamo davvero tantissime detrazioni e tantissimi casi particolari, quindi si spera che questo intervento, queste proposte, siano fatte con quest'ottica di semplificare. Non si parla di avere bonus casa 50, eco bonus 65, aliquota unica 75, bonus facciate 90 e 110%, no.
fare 110% con le regole già in vigore, tutto il resto accorparlo al 75% e anche qua riducendo i tempi di rientro della detrazione, che se ad oggi sono in 10 anni, portare anch'essi a 5 anni. Il punto numero 4, ossia la semplificazione dell'intero processo, è fondamentale perché ad oggi a livello burocratico il 110 è davvero un delirio. Ma ne voglio parlare in maniera dettagliata nel terzo blocco di questo video, quindi rimani ancora con me. Quinta e ultima voce presente all'interno del progetto delle proposte è quella di estendere la cessione del credito fino al 2027, ovviamente, perché ad oggi l'articolo 121, nominato prima, relativo alla cessione del credito, aveva anch'esso una scadenza, quindi si tratta di prorogare anche per quel che riguarda la cessione del credito. Quindi, ricapitolando, presta ben attenzione. Abbiamo un progetto contenente le proposte che l'Italia consegnerà all'Unione Europea entro il 30 aprile. All'interno di questo progetto, tra le varie proposte che sono state approvate dal Parlamento, abbiamo queste 5 modifiche. Quindi, ecobonus 110, tenerlo, confermarlo e prorogarlo fino al 2023. Ampliare la platea dei beneficiari dell'ecobonus 110%, che scadrebbe nel 2023 il condizionale d'obbligo. Accorpare tutte le detrazioni fiscali attualmente in vigore sotto un'aliquota unica al 75%. Detrazione recuperata in 5 anni, oppure che possa essere ceduta grazie alla proroga, al prolungamento del periodo in cui si potrà cedere il credito alle banche. Tutto questo non è ancora reale, non è stato approvato dall'Unione Europea, è solamente una proposta che verrà presentata all'Unione Europea. Poi, come detto, è molto probabile che venga approvata, ma non è da dare per scontato, anche perché poi, ok, l'Unione Europea può approvare, ma poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Iniziamo adesso il terzo ed ultimo blocco con alcune riflessioni importanti. Non voglio essere cattivo, ma rimani con i piedi per terra. Perché? Perché abbiamo avuto l'esperienza, cioè l'anno scorso non ci ha insegnato niente. Il fatto che la legge che è stata approvata a maggio è praticamente resa operativa e concreta a partire da ottobre. E non è ancora tutto chiaro, ci sono tantissimi casi in cui ancora è fondamentale dover seguire l'interpello numero 514 del 12 febbraio, bisogna ancora capire tantissime cose, tantissime modifiche, perché poi la legge di bilancio ha modificato superfici opache, superfici disperdenti, non disperdenti, posso isolare il tetto senza fare il cappotto, tante piccole modifiche che ad oggi devono essere chiarite, quindi è fondamentale, più che prorogare, semplificare. Semplificare, semplificare. Perché davvero, ipotizziamo che venga nel mese di maggio approvato dalla parte dell'organo di competenza dell'Unione Europea questa spesa, no? Questa previsione di spesa. Che si fa? Cioè, nel senso, deve essere poi convertito in legge, le leggi poi devono essere rese attuative. Ci sono tantissimi organi di competenza, Enea, il MISE, le agenzie delle entrate, che devono tra di loro dialogare. Il bonus ristrutturazione al 50% ha delle sue caratteristiche, l'eco bonus al 65% ne altre, il bonus facciata ne altre ancora. Bisognerà accorpare tutto con una normativa semplice e snella, nella speranza di avere anche qua un unico portale, non il portale per l'ecobonus, è il portale per il sisma bonus, è il portale per il 110, è il portale per l'ecobonus, è il bonus casa, è il bonus mobili, è il bonus facciata. Cerchiamo di semplificare. Il problema qual è? Che negli ultimi mesi è stata la prova che molto spesso gli organi di competenza, quindi il legislatore, l'Enea, il MISE, l'Agenzia delle Entrate, non dialogano tra di loro. Quindi è vero, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma mare bello grande, mica parliamo dell'Adriatico che è stretto così. Quindi non cantiamo vittoria. Siamo in una fase più che avanzata? Sì, perché rispetto alle proposte, le proposte queste sono già state approvate dai vari organi nazionali, ma c'è ancora da avere l'ok dell'Europa, perché i soldi arriveranno dall'Europa, quindi ovviamente l'Europa dà e l'Europa pretende. E in quest'ottica, con la filosofia del Green New Deal, ovviamente gli interventi di ecobonus, sisma bonus e così via sarebbero da preferire. Ora so già cosa ti stai domandando. Ma alla fine conviene il 110? Sarà meglio il 75%? È impossibile a dirsi, perché non sappiamo ancora nulla. L'ecobonus 110% è una strada, sì, molto molto complessa, dove bisogna essere davvero a regola anche sul punto di vista conformità urbanistica, catastale e così via. Ma anche al 75% ci saranno altresì dei paletti. Sicuramente quello che ti posso dire è che con il 110 hai un beneficio nettamente migliore, ma lo Stato pretende molto di più a livello di risultati, a livello di conformità, a livello di burocrazia. Mentre col 75% lo Stato ti dà di meno e parallelamente pretenderà anche di meno. Ciò detto, non bisogna fare i furbi. Non è che col 75% ah sì, porto in detrazione cose che non posso portare in detrazione, perché assolutamente non ha senso.
Altre domande che possono sorgere sono legate al fatto che, ma io posso passare dal 110 al 75 e se ho iniziato i lavori con il 110 ma poi posso scendere al 75 e se non li finisco in tempo cosa succede, cosa non succede, quando scade, quando non scade, ma quando è che diventa operativo il 75%, se inizio i lavori adesso entro fine anno con l'obiettivo di fare il 110 ma poi nell'anno nuovo c'è il 75, posso fare non possiamo ancora saperlo. Quindi tutte queste domande che hai in testa sono domande legittime e ad oggi non abbiamo ancora queste risposte. Siamo al 50%, siamo ancora in una fase preliminare, avanzata, ma non siamo ancora alla fine. Quindi se vuoi rimanere aggiornato su tutte le modifiche e le novità che usciranno fuori nei prossimi mesi inerenti all'ecobonus, iscriviti al canale. Se stai progettando la tua riqualificazione e ristrutturazione, il tuo miglioramento energetico, iscriviti al canale e seguimi su tutti i social, perché all'interno di questo canale trovi quasi 300 video dove parlo di fotovoltaico, batterie, pompe di calore, risparmio, ristrutturazione e riqualificazione. Quindi davvero, se sei nuovo e stai guardando questo video per la prima volta, non perdere l'opportunità di rimanere aggiornato, perché questo ambito qua, l'ambito della riqualificazione, è davvero complesso ed è fondamentale conoscere tutti i prodotti che offre il mercato per sapere individuare il prodotto giusto ed evitare di sprecare un'opportunità incredibile come quella dell'ecobonus al 110 o al 75%, quello che sarà. Perché ancora oggi vedo tantissime persone che con la promessa del tutto gratis firmano tutto gratis ecobonus al 110% e poi si accorgono che dopo 6 mesi i risparmi che ho ottenuti sono davvero miseri. Quindi sì, avrò fatto, ma nel concreto non è cambiato niente, quindi davvero non sprecare questa opportunità qua. Per qualsiasi cosa trovi i commenti in descrizione, gruppo Facebook, pagina Instagram e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!